Bentornati, oggi vi porto in un posto naturale dove ci sono cose naturali tipo aria sana e un laghetto naturale, si chiama Lago di Fimon. Vicino Vicenza. Andiamo a vedere. Guardate il paesaggio, tutto tranquillo. Io che ho l'Eden del laghetto con un po' di alleghetti, volete che non mi piace venire a vedere questi laghetti naturali qua? Guardate, tutto pieno di ninfe che galleggiano e grazie a queste ninfe hanno salvato i pesci durante questo periodo di siccità. Infatti a causa che non piove da tanti mesi l'acqua diventa calda, i pesci muoiono, però grazie a tutta questa vegetazione che galleggia, che sarebbe le ninfe, ha salvaguardato i pesci. Tutto attorno del lago di Fimon si può vedere ogni tanto dei spiazzi, così entrare dentro e vedere la natura. Qui ci sono vari tipi di pesci. E varie qualità di animali, sia volatili che d'acqua. Sentite che silenzio! C'è più confusione nel mio laghetto di uccellini, di cicale, che qua. Stanotte ha fatto un temporale, anche qui nella zona. Il terreno è un po' bagnato. Grazie a queste ninfe hanno mantenuto vivi i pesci, perché l'acqua non è riuscita a raggiungere alte temperature, però il livello dell'acqua si è calato parecchio. Questo è il passaggio artificiale per pesci. Ci sono anche ciuffi di piccole ninfe.
e questo collega il lago di Fimon. Case rustiche, i fiori bianchi delle ninfe. Bianchi, gialli, i residenti possono permettersi di pescare anche con la barca, chi ha la licenza di pescare, zona protetta, infatti i pesci possono essere presi solo chi è autorizzato. Adesso andiamo nella parte opposta del lago, qui. Ecco qui, qui siamo nella parte opposta del lago. C'è il parcheggio, ci sono dei posti di ristoro. Thank you.
la galinella d'acqua. Qui vediamo i vari tipi di uccelli che si trovano nella zona, anche i germani. Ecco qui, qui siamo nel punto centrale del lago. Ci sono anche due gambe in mezzo. Qualcuno si è dimenticato di lasciare lì le gambe. Ecco le ninfe, come quelle del mio laghetto. Solo che queste sono molto più in fondo. C'è anche una scuola per imparare ad andare in barca, scuola, corso di patente nautica.
c'è tutta la pista ciclabile che circonda il lago, gran parte. Adesso sì che sentiamo le cicale. Sul salice piangente. E da questo posto della natura vi saluto e se volete potete sempre venire qui, chi si trova nelle zone. Ciao ciao ciao, arrivederci.